Alice! Che bello vederti qui sul podio, benvenuta! Grazie, grazie a voi dell'invito. Che succede? Che è successo? Niente, io 5 anni fa, come sapete, se non lo sapete ve lo dico, ho vinto Miss Italia. Ecco, no. Ed è stato il periodo più bello della mia vita, ma quella felicità è durata poco, perché subito dopo, un po' per le polemiche, un po' per lo stile di vita completamente cambiato, un po' per la mia ingenuità, perché avevo soltanto 18 anni, mi sono ritrovata in una situazione che non sapevo assolutamente gestire. E nell'arco di due mesi e mezzo, ho preso 15 kg. 15 kg? Sì. Ecco, adesso ci hai anche portato una fotografia tu stessa che tra poco vedremo. Ho portato una fotografia e ti devo dire che non l'ho mai fatta vedere a nessuno, perché io in quella situazione mi vergognavo. Mi sono ritrovata in questo tunnel e non sapevo uscire, odiavo il mio corpo, non riuscivo a stare davanti alle persone, mi sentivo in continuazione giudicata, oltre a star male fisicamente, perché poi avevo dei problemi fisici. Ho ovviamente seguito tantissime diete che non hanno funzionato, sono finita in mani anche sbagliate. E mi hanno prescritto dei farmaci, questa dieta era molto difficile da seguire e sono finita in ospedale. In ospedale? Sì, sono stata ricoverata e ho rischiato un blocco intestinale. Quando ma sono scusa, uscita, la dieta te l'ha data un nutrizionista o una dieta fai da te? No, era un nutrizionista. E questo è ancora peggio perché insomma... Era completamente Vediamo sbagliata. Questa fotografia che hai detto, ve l'ho voluta portare, te hai superato, proprio di elaborazione, di problemi. Assolutamente sì. Ecco, vediamola questa fotografia. Prima e dopo. Questa qui è vestita. Manco lì si vede. E poi c'è anche questa, ecco. Questa è prima. Qui quanti chili hai preso? Qui avevo preso 15 chili, pensavo 73 chili e mezzo. La fortuna è stata che durante il mio percorso ho conosciuto il mio attuale fidanzato, che vedi? Mi ha aiutato tantissimo, perché comunque non mi ha fatto sentire sbagliata. Certo. E io in quel corpo che non mi ci ritrovavo, perché sono sempre stata una sportiva, e ho iniziato grazie a lui, grazie alla mia famiglia, ad amarmi, ad accettarmi e dirmi, certo. Sono iniziato di nuovo a piacermi. Non è stata di certo magia, è stato il credere in me stessa, il tornare ad amarmi. Questa cosa mi ha fatto sbloccare la mia mente, certo. E automaticamente anche il mio corpo ha iniziato a reagire. E sono perché lei Miss Italia, se uno diventa Miss Italia, grande felicità, però poi devi mantenerti sempre in forma, fai una vita molto impegnativa. La nostra Demi Moore italiana. È vero. Quindi tu avevi anche un po' l'ansia di dover essere sempre in forma? Assolutamente sì, ti dico che io non volevo neanche più indossare la corona quando andavo agli eventi, perché dovevo rappresentare la bellezza, ma io non mi sentivo a mio agio con me stessa, e questa non è una cosa bella, nessuno si dovrebbe sentire così. Per questo dico che bisogna sempre amarci in ogni situazione, perché l'importante è rimanere noi stessi. E il problema è dentro di noi, perché poi... Ripeto, io conoscevo il mio fidanzato e mi faceva sentire bellissima, mi faceva sentire a mio agio con me stessa. E quindi il problema lo vedevo soltanto io. Era un mio problema. Sì, gli altri non lo vedevano, vedevano quello che ero, la ragazza sorridente, comunque simpatica. Certo. Quindi... E poi c'era stata quella famosa battuta, che poi era una battuta, che però ti ha portato tanto odio addosso. Penso a Fiorello, che per esempio si è sentito malissimo quando durante il Festival di Sanremo ha ricevuto quella valanga di insulti per quella battuta a sua volta infelice di Tiziano Ferro, ma si è tutto risolto. Insomma, sentire questo ha inciso con quella tua battuta vorrei vivere nella Seconda Guerra Mondiale, che era perché c'era tua nonna lì, sì, mi pare. La mia bisnonna, 94 anni aveva questa. Quindi l'avevi detto per lei, è diventato un motivo per darti addosso in modo molto violento. Io avevo 18 anni, quindi... Prima ero semplicemente una studentessa e una giocatrice di basket, non mi sarei mai aspettata appunto tutto quell'odio, cioè io sono una Ma adesso se riguardi quella foto che ci hai portato, come la guardi, in che modo? La guardo sorridendo perché adesso... fastidio oppure no? Non mi dà fastidio, è non stato... ti vergogni, ecco. Prima magari, prima no, infatti l'ha portata lei, eh? No, lo so, no, ci si può. No, no, ma per prima se si guardava passare un messaggio no, sbagliato, no, no. Cioè? Però lei magari provava sì, un però momento lei dice... di debolezza, la vergogna. No, 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 ha ragione Rita, momento. Però, attenzione, lei dice non si sentiva a suo agio in questo corpo perché era Miss Italia, perché doveva essere in perfetta forma, non perché in assoluto fosse particolarmente sovrappeso, no, ma in quel momento sbagliato. Ora invece proprio. Guardi la foto con un'altra sicurezza e ti piace, stai bene. Ma no, assolutamente è tornata Paolo se stessa, fa lei è tornata no, cioè dei chili che aveva, ecco. Se posso, però, avendo vissuto il problema e vivendolo tuttora, volevo risalire un po' la foto. Quando lei ha detto
ho prima provato con una nutrizionista. Noi che abbiamo problemi con il cibo e siamo di natura compulsiva, spesso neghiamo anche a noi stessi la verità. Allora, tutte le diete funzionano, che facciano bene o male al nostro corpo, bisogna vedere che tipo di dieta si fa. Certo. Quando lei ha detto, sono stata in mano alla nutrizionista, mi chiedo che tipo di nutrizionista, nel senso che non ha trovato certo. Una complicità, perché la complicità è fondamentale in quei casi. E soprattutto, io ho mentito molte volte alla nutrizionista, poi ho capito che dovevo smettere, se no non ne uscivo. Sì. E ho capito, soltanto osservando le regole, perché ciascuna religione, chiamiamola anche dietetica, ha le sue regole. Io mi sono affidato alla sanità pubblica, all'istituto di diabete degli ospedali riuniti di Parma, sanità pubblica, quindi praticabile da tutti, e ho deciso di fare un percorso insieme a una donna, se posso la salutare, che si chiama Elisabetta Dall'Aglio, ed è una donna fantastica, spiritosa, che mi ha fatto capire che le rinunce che avrei dovuto sopportare erano un guadagno per me. Non una privazione, capisci? No, allora, come si fa a non essere entusiasti di fronte a una che ti propone l'Eldorado quando tu sei in una capanna? Il problema è stato che mi sono stati prescritti dei medicinali, anche se io non avevo un problema medico. È quello lo sbaglio, allora, della dieta sbagliata. Mi perdoni, non è una nutrizionista. Non è una nutrizionista, infatti sono fino all'ospedale perché mi era stata prescritta una pasticca per il diabete, ma io non sono diabetica. Una pasticca, delle gocce per la tiroide, ma io non avevo problemi alla tiroide. E lei non ha subito subodorato che ci fosse del marcio? Io ero giovane, ma ad esempio mia madre ha detto assolutamente le gocce della tiroide io non te le do. Perché per accelerare il metabolismo. Esatto. Rischiamo che però, non avendo un problema alla tiroide, poi si sarebbe magari formato. La nutrizionista è colei o colui che ti dosa, non con le caloriste andando a pesare, che sono scordi perché è molto più semplice, ciò che ti fa bene e ciò che non ti fa bene, avendo prima verificato i tuoi gusti nell'alimentazione. No, quello è assolutamente, noi abbiamo la dieta mediterranea, che è la cosa più bella che ci sia, il mangiare tutto nelle giuste quantità e quello che ci va. Guardi, ovviamente la regola senza è molto semplice ed è una dieta che funziona sempre, è la metà di quello che mangiava prima. Come ti senti con te stessa adesso? Ma da questa cosa ho capito che se domani mi dovesse risuccedere non mi odierei come mi sono odiata. Esatto, perché quello non c'è assolutamente dire, un motivo. Era quello che volevo dire, che anni fa ti odiavi guardandoti, non avevi motivo di odiarti. E la cosa era accelerata, adesso, come diceva Marco, dal fatto che io dovevo rappresentare la bellezza. Brava. E io in quel momento non mi sentivo avevi bella. Un peso troppo ma era rappresentare la bellezza, io ribadisco il concetto, che non significa solo essere taglia 42, ma la bellezza è un'altra cosa, perché noi siamo in Italia dove però i concorsi grazie di bellezza, Rita, ma i concorsi di bellezza, grazie a Dio, anche adesso stanno cambiando. Infatti resi conto che mi scurvi. Io sono contenta che nel concorso ci sono anche infatti modelle, ragazze curvi, che poi non sono curvi perché poi